Ragazzi, per questo video voglio almeno 500 like entro mezzanotte. Tra l'altro ragazzi, mi raccomando, supportate al massimo la serie di Grand Ghost. Oggi live alle 16:30 su Twitch, come sempre. Detto questo, buona visione! E bentornati oggi su Grand Cross Jap. Perché sì, boys, oggi andremo a vedere insieme, come avete visto sicuramente dal titolo, ma anche dalla copertina, miniatura di questo video, andremo a vedere, ragazzi, tutte le news, appunto, che arriveranno da domani in casa Globa. Quindi sì, siamo su Jap esclusivamente per farvi vedere anche un qualcosina in più. Siamo su Jap anche non per fare le linee, in questo dato momento mi dispiace, ma deve rifiutare. Perché sì, boys, sono uscite veramente cose molto molto importanti riferite alla manutenzione, al post manutenzione di domani. Perché se, ragazzuoli, appunto domani alle 7 fino alle 9:30, alle 9:30 ci sarà la manutenzione, quindi non potremo ovviamente giocare al Global perché ci sarà questa manutenzione quasi sicuramente. Adesso non lo so se dopo la manutenzione verrà aggiunto un aggiornamento dello store, comunque questo lo vedrete appena entrate in gioco, ve lo direi il gioco stesso. Comunque ragazzuoli, cosa arriverà di veramente grosso domani dopo la manutenzione? Arriveranno, ragazzuoli, molte molte news che danno ancora di più al gioco. Perché ragazzuoli, andremo a vedere insieme anche come affrontare questo demone, ovviamente in live oggi su Twitch, ragazzuoli, pre diciamo aggiornamento, pre comunque manutenzione di domani sul Global. Lo proveremo anche in Extreme e forse anche in L, per vedere un attimino come si comporta il demone e come cambia la difficoltà. Oggi, ragazzuoli, però andiamo subitissimo. Prima news di tutte: gli eroi, ragazzuoli, da livello 70 potranno essere portati fino al 75. Quindi adesso noi prendiamo il caso di Elbram Rosso. Il massimo del livello non sarà più del 70 per il Global, ma sarà fino al 75. Quindi essenzialmente questi sono il costo per portarlo al 75. Mi sembra che si potevano già vedere sul Global essenzialmente. Forse, non lo so, forse c'era direttamente il lock come ce l'ha per esempio uno livello 80, che totalmente sparisce quello del livello essenzialmente. Comunque in teoria questi sono i requisiti per portare un personaggio al 75. Ovviamente l'unica cosa che cambierà da PG a PG sono i libri, essenzialmente dipende dal colore, ma per il resto è esattamente identico. Adesso non so se ne ho un altro al 70 che vi posso mostrare, diciamo, ecco qua King, per dire che comunque ha stessi drop, stessi requisiti, ecco. Quindi questa forse è una delle news più importanti di tutte. Altra news, ragazzuoli, che è veramente veramente importante, è che arriva nel coin shop la Merlin verde. Ora, cosa fare con Merlin verde, se comprarla, non comprarla, e soprattutto quanto costerà, e più che altro quando arriverà scontata, perché sì, vi ho già detto praticamente con questa fase che arriverà a 7 coin. Sicuramente la sua arriverà a 7 coin. È purtroppo un personaggio immancabile. Io ce l'ho ancora a livello 60, purtroppo, perché ho talmente tanti personaggi da uppare, ragazzi, che trovo sempre le scuse per uppare gli altri e non lei. Quindi questo un attimino, anche perché è uno dei miei un ottimo linker per Escador, quindi lei ci va assolutamente. Escador è anche Meliodas, quindi assolutamente lei deve portare l'80 prima possibile. Essenzialmente è un personaggio che bisogna averlo assolutamente. Quindi io vi consiglio di comprarla, però attenzione, perché se noi andiamo un attimino nel coin shop e faccio vedere una piccola cosetta, nel coin shop lei ci dovrebbe essere a 7 coin, e infatti 7 coin, probabilmente, ragazzi, domani, per appunto alla fine della manutenzione, verrà rilasciata non nello shop ma a 7 coin. Quindi essenzialmente non verrà rilasciata in questa fila in alto dove sono quelli scontati, ma verrà rilasciata esattamente come ban verde lo è stato fino a oggi, cioè nei 7 coin fuori shop essenzialmente. Quindi dove si può comprare sempre, ecco, anche in futuro. Però ovviamente vi consiglio di aspettare di avere, diciamo, di che torni per appunto a 5 coin, di comprarsela a 5 coin, perché sicuramente conviene di più, perché 2 coin, ragazzuoli, non sono poco, non sono veramente, sono tanti 2 coin, ragazzuoli, perché vi ricordo che nello shop arriva anche Gother Rosso, e Gother Rosso è Gother Rosso, va preso,
pochi cazzi. Quindi questo è un attimino il mio consiglio su cosa fare e cosa non fare con Merlin. Se l'avete di già, ovviamente non compratela per dargliela in CA, perché attualmente è inutile per il Global, non devono pensare ancora a queste cose. Aspettate ad avere un box più ampio, aspettate ad avere tutti i personaggi con i coin shop, con i coin essenzialmente, che si possono comprare. Quindi volendo un Meloduster rosso futuro, una Merlin, un Gother, un Ban, aspettate di prenderveli tutti, poi magari pensate alla CA. Però comunque ve lo lascio proprio come ultima opzione, secondo me, perché attualmente non ne vale la pena pensare a una cosa che essenzialmente è decisamente superflua. Meglio avere tutti i personaggi che averne uno con la CA al massimo. Detto un po' come va detta, CA oppure SA di Dokkan. Essenzialmente quando mi riferisco alla CA, mi riferisco essenzialmente non a questo sicuramente, ma a questo, ragazzi, per intenderci un attimino. Ah, piccola cosa, oggi doveva arrivare il video del PvP Global, quindi del Best Team, però ho intenzione di aspettare domani per vedere un attimino se aggiungeranno meno da Stro su tutte quelle cose, perché comunque potrebbe anche diventare un ottimo PG da usare in PvP, o perlomeno lo voglio provare io sul mio Global, se lo puleremo oppure no. Comunque essenzialmente, ragazzi, un'altra news non confermata, ma comunque quasi, diciamo quasi certa, ecco, mettiamola così. In ogni caso non prendetela per oro colato, ma è quasi certa, ve lo dico tranquillamente, è che arriverà domani Meliodas rosso. Se ne sta parlando tipo tantissimo in questi ultimi giorni, e adesso non lo trovo nemmeno, sono un campione. Eccolo qua, Meliodas rosso. Non state a guardare il fatto che ce l'ho al 60, 2 stelle, perché essenzialmente nel meta del PvP, nel meta di come ora il Jap, questo Meliodas è non morto, ma è livello dopo. Ed è questo per cui vi ho detto di non pularci tantissimo, perché essenzialmente è un personaggio che veramente non vale la pena. Forte ora, ma tra un mesetto e mezzo, all'uscita del prossimo Meliodas, che sia il verde che sia il blu, verrà completamente surclassato, verrà completamente sostituito, ragazzi. Quindi non ne vale la pena prenderlo, o perlomeno vi dirò nel dettaglio, analizzando la carta stessa, come sempre faccio ultimamente, nel video pool di domani, se uscirà il banner, perché vi ricordo non è sicuro. Però comunque essenzialmente il personaggio vale la pena, sì, però non vale la pena né buttarci Diamond in vista di quello che è in programma all'uscita, che diciamo presente nella schedule Global, e più che altro perché già sappiamo che andrà a morire, quindi non ha senso buttarci 200-300 diamond o futuri 7 coin per un personaggio che esattamente andrà a morire, a differenza di un Gother che rimarrà in vita per sempre e tuttora sul Jap a distanza di mesi è broken, e quel Meliodas morirà veramente veramente presto. Vi ripeto, io ora come ora lo utilizzo a malapena nella cave come personaggio da affiancare in un team tipo alla pari di questo, cioè capiamoci. E a parte queste news, ragazzuoli, è arrivata, diciamo è arrivata, verrà introdotto anche ovviamente la bellissima, in teoria dovrebbe aggiungere anche la storia, in teoria, e oltre alla storia, penso, la storia, non vorrei sbagliarmi, dovrebbe aggiungere anche il Crimson, nella storia del terzo dei demoni. Essenzialmente come si fa a sconfiggere il Crimson, ovviamente vi ricordo che le modalità più difficili le vedremo oggi in live, però essenzialmente, ragazzuoli, come si fa sia a spawnarlo, questo vale per il futuro, non per adesso, ragazzuoli, quindi questa è una cosa che magari vedrete in futuro quando uscirà un personaggio limited molto molto specifico, ma ora come ora, ragazzi, lo spawn è diciamo casuale, quindi ovviamente noi come un qualsiasi demone andiamo qua nella città e ci andiamo a spawnarlo. Ora, come si fa a spawnare garantito un demone sul Jap? Questo non so se sul Global qualcuno c'è già presente, ma mi sembra di no. Ci sono determinati personaggi con dei vestiti particolari, ad esempio il Meliodas che utilizzeremo ora, il Meliodas verde limited, quindi il Demon Meliodas che sostituirà il rosso e che comunque uscirà più avanti, cioè questo che vedete qua di fronte a voi, il limited, ha la capacità, per così dire, o perlomeno non solo lui, ma i suoi vestiti, questi set di vestiti, ha la capacità di droppare garantito quando andiamo per appunto a fare una run per spawnare i demoni. Il demone che spawnerà è esattamente il Crimson. Vi faccio vedere brevemente anche il come. Essenzialmente questo dovrebbe essere esattamente il bonus, no? Il drop percentuale garantita. Infatti se abbiamo tutti i pezzi del set, essenzialmente vestito, spada e capelli, ci dà per appunto la possibilità di droppare garantito un Crimson. Nel suo caso il Crimson, in altri casi tipo Jericho e così via c'è il grigio e così via, nel senso ovviamente nel suo caso ha il Crimson. Quindi per spawnare in futuro quando uscirà
uscirà questo Miliodas e Demoni Crimson essenzialmente garantiti, quindi se volete Crimson vi mettete questo Miliodas nel team, come faremo esattamente noi in questo esatto momento, e il demone che spawnerà è per forza obbligatorio il Crimson. Ed ecco qua ragazzuoli, infatti è spawnato il Crimson dopo 3 run, infatti come abbiamo visto ragazzuoli il Crimson è garantito. Ora premetto una cosa, io ho usato questo Meliodas, ma se in futuro volete usare i suoi vestiti sul Meliodas blu, potete tranquillamente farlo, basta andare sul Meliodas blu, visto che questo è un demon e i vestiti dei demon Meliodas vanno bene per tutti gli altri, sia per il rosso che per il blu, lo stesso quelli del blu vanno sul verde e rosso e così via, prendete i vestiti del verde e li buttate sul blu, cioè tranquillamente va bene lo stesso, basta che ci sia il set completo di questo Meliodas verde essenzialmente. I suoi vestiti ci devono essere tutti e tre pezzi, sia la spada, i capelli e ovviamente il, i pantaloni e parte superiore, ecco, tutto. Non importa quale demon Meliodas lo indossa, basta che ci sia il set completo per spawnare il demon, il Crimson è garantito, ecco. Noi ragazzi ovviamente lo andiamo subitissimo a fare, però fermi, ovviamente in questo momento non ho nessuno qui, mandare diciamo la richiesta per farlo in next team, ovviamente ci proviamo ragazzuoli per essere ovviamente sicuri e vedere se c'è qualcuno che lo fa next team, ma comunque probabilmente non ci sarà, adesso vedremo un attimino. Questo è il Crimson ragazzuoli, andiamo subitissimo, adesso il team va benissimo, questo comunque c'è Derieri, vi lascio il team ragazzuoli che utilizzo sul Jap, perché comunque non è una vera e propria guida, è un farvi vedere come si affronta il Crimson, vi ripeto non è una guida. Ora prendiamo un po' di gente all'80, gli mandiamo la richiesta, anche questo al 74, vediamo un po' se entra qualcuno, se no ce lo facciamo minare dei ragazzuoli con un bot tranquillamente. E niente ragazzi, penso di aver invitato una ventina di persone ma non entra nessuno, per questo vedete e anche in live a volte faccio i demoni da solo in hard, in auto, perché c'entrano veramente in poi, a meno che non c'è qualcuno con cui ti metti subito d'accordo, anche proprio in vocal, è difficile stare a invitare gente a caso perché non entra nessuno, e 5 minuti sono qua, non entra nessuno. E vi ripeto, questa non è una guida su come si affronta, è un vediamo il demone insieme, essenzialmente. Guardate il team, double Gother, double Arthur, double Derieri, cioè essenzialmente questo è il team in cui si affronta il team, i team in cui si affronta il Crimson sul Jap, essenzialmente. Adesso parte lui perché ovviamente è il bot, noi andiamo di buff, attacco e un attacchino. Dopo proveremo a fare lo scrap 2, ma lui mi dubito fortemente che, essendo un bot ragazzuoli, vi ripeto, la tattica funziona sempre con ehi, hai il buff 2 stelle, tiri il buff 2 stelle, tiri il buff 1 stella, tiri il buff di Arthur e lui poi buff skill up di Gother 2 stelle, skill up 1 stella, buff di Arthur 1 stella e poi ti tiri tutta l'altra robetta per distruggerlo. Funziona esattamente ragazzi allo stesso modo sia anche in Extreme, in L ragazzuoli lo vedremo oggi in live su Twitch, perché è un attimino diverso, mettiamolo così, è diverso, mettiamolo così. Ovviamente prendiamo abbastanza danni, vi ripeto, il Crimson fa danni, ma comunque adesso ci buffiamo, puntiamo subito a mashottarlo, ovviamente purtroppo va lui perché ragazzuoli è il bot, non ci posso fare niente. Totalmente non ci posso fare niente. In questo momento io tirerei, ed è un attimino, tanto per tirare il buff di 2 stelle ragazzuoli, prendiamo il buff di Derieri, quello è vero. Però ecco, è un po' complicato fare il Crimson con l'hard, non perché non lo facciamo, ma semplicemente per un fatto di ehi, servirebbe lo skill up, 2 skill up e buff 3 stelle. Lui essendo un bot inizia obbligatoriamente lui il turno, quindi o tira lo skill up 2 stelle lui, o è un casino perché non ce la facciamo minimamente, cioè lo vedete anche voi. Comunque, essenzialmente, ci fa abbastanza danni, è morto anche Gother, che bello. Ok, ha tirato lo scrap giusto, ora staremo a vedere, però c'è buff comunque. Tiriamo anche il buff, dai, tiriamo anche il buff, ragazzi, tiriamo anche il buff. Guardiamo un attimino, non lo butteremo mai giù. Praticamente, a livello di come ci si comporta nel jump, essenzialmente si punta a fare dei big danni con Derieri, essenzialmente proprio il one shot con Derieri. Ora il problema di questa run è che c'è lui che probabilmente è il bot, quindi è totalmente un casino stare a gestirselo. Però ecco, come potete vedere, se avete Derieri proprio lo one shottiamo. Ora ci fa la ultima, ovviamente ci one shot a lui. Ah bene, mi ne one shot il mio Arthur, che bellissimo, bellissimo, bellissimo. Per essere una run in hard così con il bot non è proprio la migliore del mondo, però ce la facciamo andare bene, ce la facciamo andare bene. Basta, grazie, sarei grato. Basta baffarsi, basta fare cose. Ovviamente entra e esca. Mi ha ammazzato anche il mio Arthur, manco il suo, che è inutile al cambio. Il suo bello è morto, a posto. Non ci poniamo manco il problema. Andiamo ragazzi di questa
e l'altra ce la teniamo per dopo, perché dopo, ragazzi, la andiamo col one shot in teoria, però senza buff, quello è vero, senza buff di Arthur, per appunto con la ulti di ieri. Vediamo un attimino, sicuramente one shot, forse bastava solamente questa, a dire il vero, per one shotarlo, però ecco, guardiamo un attimino, dai. Vediamo un attimino. Di base, vi ripeto, il Crimson si fa molto più easy in Extreme, facendo l'altro in vocal con cui ci si può mettere d'accordo. Perlomeno, ehi, te tiri quello, io tiro quell'altro. Questo è un attimino un run per vedere insieme come si fa, ma essenzialmente si fa in modo migliore, ve lo dico tranquillamente, in un modo migliore. Questo dovrebbe essere tranquillamente scoppiato, anche perché ha una barra di vita, è verde, io ve lo sto neanche a dire, double derieri, ma vi fa giù come l'acqua in una cascata. Ragazzuoli, questo... per questo video è tutto. Ecco, io ovviamente vi ho fatto vedere un attimino come ci si comporta nel Crimson, ovviamente sul Jap. E vi ripeto, è stata una run decisamente di me, perché essenzialmente è una bot, è in hard. Oggi vi ripeto, in live qui ci vedremo l'extreme, vedremo l'L con un friend che sta giocando, ecco, con il bot. E essenzialmente questo è il mood. Per questo video, ragazzi, è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione e per il draft. Mi sembriamo vinto per tutto della uffia, ma si vinceva lo stesso anche se mettevo io in auto. Però non vediamo appieno come si gestisce il Crimson. Magari oggi in live vedremo anche come si gestirebbe il Crimson sul Global, come si gestirà da domani il Crimson sul Global. Quindi, ragazzi, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, campanella se non piace per nessun altro video. Ovviamente commentate qua sotto dicendomi la vostra. Oggi in live su Twitch alle 16:30, mi raccomando. Grazie davvero a tutti. Iscrivetevi sotto al centro, video qua a destra e a sinistra, devo operateli, tutti i video che sono sulle schede, e let's go boys, e ciao a tutti, ragazzuoli!